edizione straordinaria del TG, i 5 biglietti d'oro per poter entrare nella misteriosa fabbrica di cioccolato del signor Wonka sono stati trovati! Ma ecco, sta arrivando qui con noi la vincitrice dell'ultimo biglietto d'oro, l'improbabile Charlie Pocket! Forza Charlie, non essere timida e dici come ti senti? Oggi sole, sai perché lo stesso non sarà? Perché la sorte ha baciato te. Aprendo la barretta nessun ci crederà, ma quello che non c'era adesso c'è. Hip, 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 hurra per hip, hip. Hip hurra per hip, hip, hip hurra per Charlie. I miei sogni li realizzerò con te. Hip, hip. Signore e signori, siamo qui in attesa di conoscere i 5 fortunati vincitori che oggi avranno l'onore di visitare il paradiso del cioccolato. Ma prima è il momento di incontrare l'uomo che ha reso possibile tutto ciò, colui che tutti chiamano Willy Wonka! Tagliatrita, scalda la fondue, pesa a fetta, scalda la fondue, scalda. Scegli pure dal menù, corri e sta attento al gas. Auf Wiedersehen, Augusta, tu, tu non ti salverai. Sarai servita alla fondue, nel forno finirai. Pensavi solo al cibo tu, ma adesso pagherai. Hai fatto proprio un mini tour, budino diverrai. Cosa stai facendo? Sta masticando una gomma, Wonka. Lei è una campionessa, non lo sa? No. Comunque, quelle gomme hanno ancora un piccolo problemino. Lei non ha paura di nessun problemino? No, vedi, Violetta, è meglio che non le mangi, perché, come stavo dicendo, non siamo ancora riusciti a risolvere un problema che si verifica quando si arriva al dolce. Le gambe allenava rincorrendo la fama. Prendetele entrambe e separarle a una grana. Nessuno un pezzetto di Violetta mangerà. Però tra un istante giusti scomparirà. Qui davanti a voi la star del momento, sono tutti pazzi per giusti. Di lei non resterà nemmeno un solo frammento. Perciò basta con Mozart, Verdi, Bacco, Debussy, e noi ascoltiamo solo il grande botto che farà. Giussi! È esplosa? Non è esplosa, signora Beauregard, diciamo che ha fatto il botto. Ascolti, signor Wonka, quanto vale per 4 o 5 di questi roditori? Non sono in vendita. Che succede? Perché gli scoiattoli ci guardano in quel modo? Di gran mamma ci dispiace, ma lei non può stare qui. Se una noce ma c'è basta, la buttiamo via così. Gli scoiattoli impazziscono, perugia già segnata, la bambina va gettata dentro l'indifferenziata. Veruca Sol le griderà, un lieto fine non ci sarà. Veruca da babbo non tornerà, la luce del sole non riverrà. Marta! Certo che no, piccola delinquente. Videos, sono videos.
l'età dell'innocenza ormai l'ha scaricata via wifi. Violenza e morte vivono in quel cervello atrofico. La loro mente è piatta, ormai hanno perso tutti i megabyte. Ed incuranti dell'età con il tom-tom vanno in città per catturare i Pokémon guardando il mondo dall'iPhone. Sono parecchie cori qua, tutti annoiati via WhatsApp. Hanno le menti piatte ormai per colpa dei canali Rai e delle foto su Yahoo di grandi pitching e tattoo. Videos. Sono videos. Videos. Sono videos. Videos. Oompa Loompa, sapete che cosa fare? Bene, 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 Charlie, vedi, alcuni bambini non riescono a smettere di mangiare, ma tu, Charlie Bucket, tu non riesci a smettere di creare qualcosa dal nulla nemmeno per un secondo. Sono vecchio, Charlie, più vecchio di quanto pensi. Non posso gestire la mia fabbrica per sempre, devo lasciarla a qualcuno. E quel fortunato qualcuno sei proprio tu, Charlie. Quello che non hai fatto mai, ora potrai realizzarlo, basta solo immaginarlo, conta fino a tre, puoi toccarlo. E non c'è niente che conti più dell'immaginazione. Accidenti, è già così tardi. È meglio che tu vada a prepararti. Prepararmi per cosa? Per il tuo nuovo lavoro. Il mio lavoro? Sei la nuova Willy Wonka, Charlie Bucket. Ho sempre sperato fossi tu. Vediamo un po' come te la cavi. Ma io non so se sono pronta a questa attività. Perfetta. Tu sì che sei perfetta. Le cose che ora ignori, sì, tu le scoprirai. E loro ci diranno quel che sei. Le nozioni che non sai, tutto quel che imparerai. Farà di te una Wonka come me. Farà di te un gran portento da spavento, senza alcun ripensamento. Perché c'è che sarai come me.